Ciao, mi chiamo Luca Moreni, ho frequentato l'ottava edizione del Master in Lighting Design nell'anno 2011-2012 e io sono arrivato a frequentare il Master in oggetto tramite percorsi un po' strani, in quanto venivo da un ambito più artistico. Avevo la necessità di completare quella che era la mia formazione, quindi quella che era la mia esperienza in ambito illuminotecnico con elementi più riguardanti l'aspetto architetturale, anche molto più tecnico, in quanto l'approccio che ho avuto fino a quel momento era molto estetico e molto appunto legato all'aspetto artistico. Ho conosciuto il master tramite le ricerche su internet e secondo me la cosa più importante del percorso di studio affrontato all'interno del master è stata la scoperta che la luce è una materia non solo diciamo, utilizzabile a fini estetici, ma anche una base molto tecnica, una base fatta di numeri, fatta di calcoli e fatta di aspetti molto tecnici, utilizzabili e anche molto concreti. Se dovessi consigliare il master, lo farei proprio per questo motivo, perché mi ha scardinato e quindi ha tolto quelle che erano le false informazioni che avevo sull'ambiente dell'illuminazione, mi ha fatto capire in fondo di cosa si trattava la materia. E seconda cosa, molto importante, è che tramite il master ho potuto incontrare dei professionisti del settore che mi hanno dato l'occasione di sperimentare praticamente l'oggetto luce. Tramite poi sempre al master ho avuto la possibilità di incontrare Barbara Balestreri, che è stata docente del nostro corso e quindi del nostro master, e in seguito appunto agli studi fatti insieme ho avuto l'occasione, l'opportunità di fare un periodo di prova all'interno del suo studio, periodo di prova che poi si è trasformato in una collaborazione sempre più prolungata, tanto che ormai sono quasi 2 anni che continua il percorso di formazione e di lavoro all'interno.